tutti i nutrienti di cui hanno bisogno le tue api per crescere forti e sane. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di trasmettervi delle novità sperimentate da noi per farvi andare avanti in apicoltura in un modo nuovo, molto più efficace di quello che era il passato. Ora avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita e entriamo nell'argomento. Siamo in apiario davanti a dei nuclei di fecondazione che ho formato quest'anno per creare nuove famiglie, cioè, e nuove regine, discendenti delle migliori fattrici che abbiamo in apiario. Quindi noi passiamo dal nucleo di fecondazione nel giro di un anno alla famiglia, cioè facciamo fecondare la regina, successivamente alla fecondazione della regina portiamo il nucleo in crescita attraverso le nostre alimentazioni artigianali, create artigianalmente nel nostro laboratorio, per farle diventare delle vere e proprie famiglie. Quindi con questo sistema, da ogni famiglia forte che non viene destinata alla produzione del miele, ma viene destinata alla produzione di nuclei, si possono ottenere 10-15 nuclei che, seguiti opportunamente con la giusta tecnica apistica, le giuste alimentazioni, nel giro di un anno possono essere trasformate in famiglie, che poi possono essere o vendute o portate in produzione per il miele. E ora andiamo a vedere questo nucleo. Questa è una cassa, una vecchia cassa d'Adant da 12 telaini. Il nucleo di fecondazione è adesso su 3 telaini. Ora, se ricordo bene, c'era un telaino vecchio costruito e due da costruire. E noi l'abbiamo alimentate. Questo nucleo ha già... Ogni pacchetto di questo è circa un chilo o poco meno. Uno è già finito. Questo è stato messo da poco e lo stanno mangiando. Come vedete, i buchi nel sacchetto vengono fatti superiormente perché, nonostante che il prodotto sia a bassissima percentuale d'acqua, si parla del 7-8% d'acqua, rimane più morbido di altri prodotti che ne contengono il 12%. Questo dipende dalla composizione degli ingredienti presenti nel candito stesso. Il risparmio oltretutto è grandioso rispetto a ciò che si trova, ma soprattutto c'è il risultato, c'è la certezza del risultato. È bruttissimo, come accadde a me parecchi anni fa, comprai dei prodotti, spesi un sacco di soldi e non trovai il risultato. Anzi, dopo un po' mi trovai, nella maggior parte delle famiglie, dei pacchetti di zucchero indurito, come un mattone, che l'avrei tirato francamente a chi mi aveva venduto il prodotto. Questo caso non è così. Qui non viene sprecato niente. Viene mangiato tutto. Le api sono felici, come vedete. Andiamo a vedere questo nucleo. Togliamo prima il primo pacchetto. Rispettiamo le api, cerchiamo di non schiacciarle. Allora, i nutrienti che servono alle api. Ora, questo è un candito base, quindi perché siamo in primavera, ci sono qualche polline riescono a trovarlo, nettare no. Quasi zero. Qualche polline di qualche piantina di campo riescono a trovarla, quindi riescono a integrare la parte zuccherina con gli altri nutrienti. Quali sono gli altri nutrienti? Gli altri nutrienti sono proteine, vitamine, sali minerali e grassi che normalmente ricavano dal polline. Nella fase estiva, oltre a questo candito, possiamo integrare con un candito completo, integrato di tutti i nutrienti. Quindi possiamo gestire l'apiario in qualsiasi situazione meteoclimatica, senza andare incontro a stress eccessivi, anche quando le condizioni sono pessime. Quindi andiamo a vedere questo nucleo di fecondazione.
Allora, il primo telaino, come vi avevo detto, era un telaino vecchio, già costruito, insomma, questo è un Langstroth. C'è la prima rosa di covata della regina con la covata opercolata al centro e attorno quella successiva. Giriamo dall'altro lato, stesso discorso. Torno torno, vedete il luccicare del candito trasformato. Nei giorni scorsi c'è stata una condizione meteo disastrosa, veramente pioggia, acqua, freddo, ha fatto di tutto e di più. Queste sono state zitte e buone dentro a lavorare, hanno fatto covata, felici praticamente. Ecco, questo era un telaino che non aveva soltanto una striscia, un vecchio telaino, una striscia di cera lavorata sulla quale loro hanno costruito il loro favo, naturalmente. Questi sono i nostri nuclei di fecondazione, quindi non si parla di mini nuclei, ma di volumi grossi. Loro ritrovandosi in un'arnia che ha la potenzialità di contenere 12 telaini d'Adant, hanno la sensazione di un volume molto grande. Di conseguenza, questa è la mia interpretazione, la regina che cosa fa? Si fa fecondare bene perché è cosciente del fatto, quindi non si fa fecondare da due o tre fuchi come può avvenire secondo me, secondo il mio parere, su dei mini nuclei, diciamo, no? Si fa fecondare molto bene da 10-15 fuchi perché deve far fronte al riempimento di tutto questo volume. Questa è la ragione per cui noi facciamo. Abbiamo sperimentato in passato anche i mini nuclei, non ne siamo rimasti assolutamente soddisfatti. E siamo passati a questo tipo di nucleo di fecondazione. Ripeto, questo nucleo attraverso l'alimentazione giusta, ecco, vedete la regina marcata di verde? Guardate che bella regina. Questa famiglia nel giro di un anno, cioè questo nucleo di fecondazione nel giro di un anno sarà una famiglia di api. Poi, se uno vuole invece di tenere i telaini così, che a noi ci servono da sperimentazione per far fare tutta la covata maschile, cioè la costruzione del favo naturale a noi serve per fargli fare tanti fuchi. Se uno volesse impostarla per fargli fare poca covata maschile per finalizzare le api alla produzione del miele, basta mettere dei fogli cerei prestampati invece di mettere dei telaini da costruire, da far costruire alle api, partendo da zero, ecco. Guardate che meraviglia, e questo è dovuto alle api stesse, alla selezione che facciamo noi e al candito che facciamo noi. Ripeto, come ho già detto altre volte, questo candito nasce da un'esperienza duplice, una conoscenza duplice. La conoscenza delle api, che io porto avanti da 40 anni, in modo sperimentale proprio per scoprire nuove vie, nuovi modi di fare apicoltura, quindi questa è veramente una scuola. Quindi deriva dalla conoscenza delle api e la conoscenza della chimica degli alimenti e dei mangimi, in questo caso specifico. Io ho un'esperienza nel settore mangimi che parte dagli anni 2000, dal 2000, no dagli anni 2000, dal 2000. Che si aggiunge a quella delle api che ha 40 anni di esperienza, quindi 24 anni per quanto riguarda i mangimi, 40 anni per quanto riguarda l'apicoltura. Avete tutte le possibilità, vedete il link in descrizione, avete la possibilità di partecipare alla vostra prima lezione gratuita, poi potete entrare nella nostra Accademia di Apicoltura con una spesa minima contenuta
avrete tutto il supporto, tutte da parte mia e da parte di una formazione video che potrete vedere in modo illimitato. Avete tutti gli strumenti per cambiare la vostra apicoltura in positivo. Quindi in realtà aderire alla nostra formazione è per voi non una spesa ma un guadagno. E ora vi saluto e ci vediamo in Accademia.